carro! Che cos'è? Oddio! Mo sei morto. Credo che questa sarà la parte più horror di tutto il video. Ciao a tutti ragazzuoli, io... Ah no, aspetta, non si vede un cazzo. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Si vede che mi sono appena svegliato. E quale modo migliore per svegliarsi se non con un bellissimo horror? Ormai lo sapete, almeno una volta a settimana devo cagarmi in mano, se no non sono contento a quanto pare. Tanto prima o poi ci rimango secco. E a quel punto mi diranno: hai visto, cretino? Per cui ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere e iniziare. Godo come un riccio. Ma poi la finirò con sti horror del cazzo. Perfetto ragazzi. Ed ecco, non mi piace. Sembra un qualcosa tipo reale. E questa roba sapete che mi fa veramente cacare tantissimo. Cos'è? Ah, tipo un poliziotto. Bene. Vision. Ragazzi, prevedo il disastro. Non dismesses. Allora, vedi che comunque ci sono dei nastri gialli. Vuol dire che qualcuno è scoppiatissimo. Ormai l'hanno già identificato, qualcuno è esploso. Lasciamo perdere, che dici? Dobbiamo andare a controllare, giusto? Perché no, voglio dire, guarda che bell'ambiente. Madonna, raga, io lo so già, qualcuno sbuca tantissimo con una violenza indescrivibile. Senti la musichetta che va a aumentare. Bene così. Almeno ai guanti, in caso ci dovessero essere pesci in giro, non si sporca. Bello. No! Le pile della dura ce l'ha a me. Porcocca! Ok, l'ha presa a schiaffi, va bene, è ripartita. Ragazzi, ho un'ansia oggi, non potete capire. Sarà che mi sono appena svegliato giù, tipo... Qualcuno effettivamente ha fatto una giustamente. She's here. Lei è qui? È bello. Ha fatto una fine orribile mentre facevo il rituale. Mi ricorda qualcosa. Non è che anche io sto per fare una fine orribile. Comunque, lasciamo perdere che è meglio. Facciamo le foto. Ma scusa, non hanno già investigato? Non sono messo dei nastri così. Non c'avevano voglia. Va bene. Facciamo tutte quante le foto belle. Con calma, eh. Tanto voglio dire, hai appena detto sì, sì. Che cosa potrebbe voler dire mai? Mi sa che non stavo parlando di quella che è morta, eh. Comunque, se ti piace stare in sti posti, fai pure. Non toccarlo! Lo vedi? A parte che è sbagliatissimo. Ma chi ti ha insegnato a fare sto lavoro? Topolino! Ragazzi, tu... è troppo calmo, non mi piace. Cos'era? Ma cosa? Mi sono cagato in mano per una palla! Che cos'è? Vabbè, una bambina, vuole giocare! L'avete lasciata là, ma siete deficienti? Vabbè, finché vuole giocare a calcio, voglio dire, si può anche fare! Due passaggi! Oddio! Ragazzi, però dai, non c'è... Ma perché? Io non c'è... C'è un cubo di Rubik! Distrui, sparagli! Te la porta leggera quella, eh? Cos'è questo? È una che mangia la pannocchia! Salve! È tutto a posto! Sei morto. Che cosa avevo intenzione di fare esattamente? Non so se hai visto che ha la faccia squartata. Non aprire! Sigillati! La tua vita ormai è quella. Ah, no! Please. Bausa! Spara tantissimo! Ma tipo una raffica! 11! Ma cosa continua a aprire? È andata via! Ha visto la pistola e ha detto: mi sono creata! Non si può andare avanti così! La palla è rimasta là! Almeno quello! Magari solo voglio giocare. Ma che cosa? Girati piano! Ma chi ne aveva solo voglia di giocare a calcio? Voglio dire! Chi è? Ma che bella mano! Di sicuro... Ah! Ah! Godo come un riccio! Se continuo così, mamma mia, che brutta fine che faccio tra poco. A questo punto mi viene da pensare che... Ma scusa, ma l'hai visto che c'era un demone incredibile, indemoniato? Ha un'espressione veramente di una persona in salute. Hai una pistola. Quella casa è sigillata, vuol dire che qualcosa è andato storto, ma usala! Non è una baguette con dentro il prosciutto crudo. Ma poi anche lì, no? Chiudi la porta e basta. Cosa? Ma che... Ma è una mitragliata incredibile, madonna, non deve rimanere neanche un ciuffo di capelli. Sono sempre contento di fare gli horror, ragazzi. Perché continuo a dire sta cagata che tanto ormai si sa che ce ne sono due. Perfetto, ragazzi. Ed eccoci sul secondo video di oggi. Siamo in stazione a quanto pare.
prendi il treno, vai a casa a dormire, che così almeno sto video è tranquillo e bom. Siamo forse in Giappone? Potrei dire una cagata. Molto probabile. È stanco. Giustamente, ha lavorato tutto il giorno, per quello ti dico vai a casa a dormire. Ma tipo vai in coma. Così io sono anche tranquillo. Stiamo aspettando il treno. Giusto. Dai, nel frattempo vai a farti un cappuccino, va. Ha perso il treno, quindi andiamo a casa a piedi. Di notte, ovviamente. Mai di giorno, una giornata con un sole gigante. Certo, in tutti i posti del Giappone, in un ponte dove la morte proprio si vede tantissimo, l'ha capito anche lui. Don't look back, non guardarti indietro. Ecco, non guardarti indietro, madonna santa, non mi fare girare le scatole. Entriamo in quel tunnel che tra l'altro aveva una stradina accanto, illuminata, no. Percorriamo questo tunnel che è stato creato dal diavolo mentre era completamente pazzo, con una cattiveria dentro incredibile. La regola è, ci sono dei ragni che sono palesemente i figli di Spider-Man. Comunque, non guardarti indietro. Basta, si senti. Non guardarti indietro. Hai capito? Non ti devi girare. Prosegui, a prescindere da quello che succede. E lui comunque si vede, eh. Sa quello che sta facendo. È in grande forma. Ma perché? È uno che sta andando a prendersi un'estate, voglio dire. Per il momento è tutto abbastanza tranquillo. Però cosa ti avevo detto? Non ti girare. Oh, no! E ti volevi sgozzare! Vai con lui! Andate insieme! Ah no, è dall'altra, porca manca, se no potevi metterti a correre anche lui, almeno eravate in due. È già la seconda volta che si guarda indietro. Questo cretino! Salve! Guarda un po'! Sembro io quando devo registrare un horror. Prendo a testate l'armadio per tipo 20 minuti. Signorine, potrebbe farsi male! Io lo dico, non è un'ottima pratica questa quando ha mal di testa, basta un occhi. Ah, lui è bravo! Non la sta disturbando, giusto. Quando uno prende a testa del muro è meglio lasciarlo perdere, fidatevi. Vai, vai, non ti gira. Madonna, stato questo si gira tantissimo, le va a chiedere tutto bene. Lascia perdere, bravo, chiudi gli occhi. Dritto, per la tua strada, frega niente. No! Ma come? Mi sono presa! L'hai fissata mentre stava facendo... cosa vogliamo fare? Ci fissa! Lei ha un'espressione molto inquietante, devo essere sincero. Mi sa che non ha buone intenzioni. È andato via. A posto! Finita là! Bravo, sigillati! Cagato, eh! Prossima volta impari a non voltarti indietro. Per forza, ho già ingerito troppa aria. Si sta morendo. Per forza. Ma lui sta venendo il fiatone pure a me. Vai a coricarti, proprio. Finiamo questa giornata infernale. Dai! Perché ho la sensazione che non sia finita la raga? Che tipo l'ha seguito tantissimo! Adesso si mette su Instagram giustamente a guardare qualche foto! Ah no, perfetto! Subito a dormire, bravo così! Perché domani ti svegli alle 6! Una luna piena, e in queste nottate gli spiriti maligni si avvicinano. Madonna, russa come un vigliacco però! Ma neanche troppo, in realtà sono peggio! Eccola lì! È venuta a trovarti perché ha capito che sei solo! È la porta più rumorosa della storia. Sembra un cantante lirico. Non è una porta, amico mio. Cioè, fai qualcosa, ti pre... Ah, ma forse è lei che fa versi. È la porta che ha un po' di mal di stomaco. Non lo stai sognando, dovresti scappare, esatto. Forse è il momento di prendere le iniziative, il momento giusto è andarsene. E fissiamo la porta completamente a caso. Non è che accendiamo la luce, che così almeno c'è un po' meno strizza. Ma figurati, via così, verso l'ignoto. C'è qualcuno in cucina. Vabbè, magari aveva fame. Dopo 15 testate, voglio dire, ci può anche stare che ti viene voglia di lasagna. Ma tu non ce l'hai una pistola, qualcosa per difenderti? Un bicchiere glielo lanci, no? Dai, va bene, adesso ci sono. Casino! Però voglio dire, non è importante entrare lì! Forse l'importante è andarsene! Non ti ha chiuso dentro! Raga, è entrato nelle backrooms. Cosa cavolo è successo? Scusate! No! È tornato al ponte! Lì! Il sottopassaggio! Vabbè, ti vuole bene. Voleva abbracciarti, voleva rivederti. Hai fatto colpo su di lei. Pure scalzo, ma povero! I piedi è un casino, eh! Non ti girare. Non è ancora in carcere, ce l'hai dietro, te lo dico io, fidati! Niente.
Gli puzza l'anima, raga, non c'è niente da fare. C'era un calabrone grosso quanto il mio piede. Vabbè. Possiamo fare amicizie, non voglio niente problemi. Guarda! Credo che lei non sia proprio d'accordo. Sì. Cauto. Piano. Non fare gesti strani, che cosa se la prende, eh? È bravo, comunque intelligente, indietreggia lentamente. Non si fa domande. Lei forse non si è accorta di nulla. Dai. No. Ma guarda, pare. Ciao, no, sono morto. Davanti tantissimo, raga. Ti sta per fare un abbraccio. Aspetta, una stavo. C'è i problemi al collo. Il bello che lo sapevo, eh. Non è che dici, vabbè. Non te lo so. Stavo morendo. Raga, io non posso andare avanti così, però, eh. Non ce la faccio. C'è tutto sotto passaggio pulito. Non c'è niente. Neanche un cicles. Là c'è la lattina, giustamente. L'ha messa lei. L'ha bevuta, ha detto adesso ti faccio uno scherzo. Qua hai capito che sei fottuto. Perché comunque. Tutta questa arroganza, però, non la capisco. Lei, devo dire, mi sono svegliato. Cioè, sta roba funziona tantissimo. Hai un sonno porco? Guardati un horror. A posto. Detto questo, come sempre, prima di concludere, vado a salutare Felix Gamer, Zarkos Z, Barbara Agostino e Salamander. Ciao ragazzi, il VC3 di oggi Salamander, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e Quinisiva. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.